tanti tanti auguri. Grazie, grazie. Siete molto conosciuto anche a Sala Consilina, tanti vi conoscono e vi fanno gli auguri. Per forza, perché io sono stato sempre bravo con tutti. E allora tanti auguri. Grazie, grazie. Basta scambiare poche parole con Raffaele Casale per essere conquistati dalla sua carica di simpatia e per capire che in questi lunghi 100 anni, fatti anche di sacrifici e di lavoro, ha sempre affrontato la vita con una forte carica di ottimismo e positività. Insomma, un esempio in particolare per i giovani, quello di nonno Raffaele, che ieri ha spento le sue 100 candeline circondato dall'affetto dei suoi cari, in primo luogo le figlie Carolina e Maria e poi i generi, i nipoti e i pronipoti. Anche tanti amici hanno voluto rendere omaggio a Raffaele e alla festa per l'ambito traguardo non ha voluto mancare il sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone, che ha consegnato al nonno di Sala Consilina una targa ricordo da parte dell'amministrazione comunale salese. Con lucidità nonno Raffaele ricorda ai nostri microfoni anche i momenti difficili vissuti nella Seconda Guerra Mondiale. Una vita avventurosa! Ah, avventurosa veramente! 10 anni di guerra, figlio caro. 10 anni di guerra? Sono stato nella Sicilia, ma nelle partigiane, mi costellava. Siete stato prigioniero? Prigioniero in Germania. Avete una bella famiglia. Sono tutti qua stasera, siete contento? Sì, contento sì. Contento la vita mia, è vero. Voi cosa avete fatto quando siete tornato dalla guerra? Agricoltore, cosa facevate? Sì, agricoltore. Dalla terra, oggi guadagnava una lira, domani ne guadagnava lui e giù mi sono i miei figli che stanno troppo bene. Tanta, tanta fatica. Ah, fatica, l'ho fatto. Nei campi? A Mungibacca, a Mungia fa tutto. E siete riusciti a fare questa bella famiglia? Sì, sì, sì. Tutti bravi, i miei generi, i miei figli, tutti e due bravi, e i miei figli bravi ancora, e poi i miei nipoti da qua. Che cosa gli avete insegnato? Qual è la cosa più importante per voi? Cosa è importante? Ah, l'ho insegnato che la piccola, maggio fratello, hanno lavorato dalla terra, no, non hanno fatto la vita che ho fatto lì. Avete voluto una vita migliore per i vostri figli? E io l'ho aiutato con tutto il cuore. Complimenti. Loro bravo con me e io bravo con loro.